Buongiorno a tutti quanti, benvenuti a questo aggiornamento su il Bitcoin, ovviamente con l'analisi ciclica. Mi auguro che si senta l'audio, sto giro, sicuramente non faccio l'errore della volta scorsa, andrò poi a rivedere il video che sia tutto a posto. Allora, ho dato un po' una rinfrescata, ho tolto i livelli vecchi, ho inserito livelli nuovi, ho attribuito anche dei nuovi colori per rendere il tutto un po' più visibile, ok? Quindi sono andato a mettere verdi i livelli settimanali, gialli i livelli invece daily, in modo tale da poter avere una condizione un po' più facile da leggere. Sono rimasti totalmente invariati invece i cicli, quindi sia il più grande, quindi parliamo di un 20 settimane, che è il verde chiaro, sia i cicli da 77 giorni che quelli da 29 giorni, in realtà non sono cambiati, cioè non 21 ma 41. Infatti, come si può vedere molto bene, la proiezione è rimasta la stessa. Perché? Perché sostanzialmente il minimo è giusto e confermato. Allora, c'è stata la rottura della VTL a 20 giorni, quindi mi è andata a confermare sostanzialmente il minimo del ciclo da 40 giorni, che è questo, ok? Quindi questo è il minimo del ciclo 40 giorni, di conseguenza il successivo è perfetto e quindi possiamo, direi in maniera abbastanza tranquilla, andare a determinare quello che dovrebbe, attenzione, chiaramente sempre dovrebbe essere il prossimo massimo, sia quello del 21 agosto, tra una settimana, giusto e giusta, tra l'altro, una settimana giusta e giusta. Il prezzo al momento sta ancora stazionando, lo vediamo sulla media mobile ciclica, quindi qui parliamo della media mobile ciclica del ciclo da 77 giorni, lo vado un attimo anche a sistemare, ok? Del ciclo a 77 giorni, che sta tenendo molto molto bene il prezzo. Si è anche venuta a creare, cosa alquanto interessante, lo vediamo, una seconda trend line del ciclo da 20 giorni che dovrebbe, e dico dovrebbe, accompagnare il prezzo, e nel momento in cui verrà rotta ci andrà a determinare i nuovi minimi, quindi il minimo andiamo a selezionare il prossimo minimo dell'8 settembre e quello poi successivo che è previsto tra un 14 di ottobre. In realtà lo vediamo anche un po' prima, qui ho messo un 6 settembre, 6 settembre, 6-8, vado ad aggiustare ovviamente la data. Qui abbiamo un 14 ottobre. In realtà è tutta questa la fase sostanzialmente. Andiamo ad aumentare un po' la grandezza. È tutta questa la fase che potrebbe essere di minimo. Io vado ovviamente per comodità a selezionare quelle che sono i minimi più vicini. Quindi questa data qua, e questa è la data del 17 di ottobre. Infatti andrò ad aggiornare anche qua con un 14, 17 ottobre, quella che dovrebbero essere i minimi importanti, perché vedranno una chiusura di un 40 giorni, di un 80 giorni, però saremo nella fase, diciamo, di apice del ciclo da 20 settimane, quindi qui non avremo molto probabilmente un forte ribasso, perché su un frangente del genere il prezzo, secondo la sommatoria chiaramente ciclica, andrà a compiere un movimento del genere, ok? Per poi qua, in questa data, andare ovviamente a generare quella che sarà la spinta ribassista più forte, che dovrebbe vedere un minimo teorico al momento, perché andrà poi naturalmente aggiornato di volta in volta. Questo è troppo piccino, lo possiamo anche levare, quindi mantengo questo qui. Ok, adesso è una previsione ovviamente molto molto di lungo, bisognerà poi vedere se saranno confermati al giorno preciso o se ci sarà un po' di varianza, cosa che credo probabile. Parliamo intorno al 19 febbraio 2023, quelli che saranno dei minimi molto importanti, perché avremo una chiusura di un ciclo 20 settimane che veramente, a mio avviso, dovrebbe riservare delle sorprese, ahimè, negative per il Bitcoin. Vediamo adesso i livelli di prezzi. Allora, abbiamo un livello settimanale interessante, 27.845, è un'area in realtà 31.783, ma abbiamo il POC sostanzialmente di quest'area volumetrica che quota 30.160. Se il prezzo dovesse riuscire ovviamente a posizionarsi al di sopra della media mobile ciclica, allora per me diventerebbe interessante puntare su questa 30.160. Tutto dipenderà se riuscirà a rompere chiaramente la media mobile ciclica. Qui abbiamo avuto, lo vediamo, della lateralità, poi hanno vinto i venditori, quindi mi aspetto che in quest'area, che tra l'altro è anche molto vicina, lo vediamo, al massimo del ciclo da 40 giorni e anche un massimo del ciclo da 80 giorni previsto intorno al 10 di settembre, direi che quest'area è probabile che venga difesa sostanzialmente da chi ha venduto Bitcoin, perché se Bitcoin scende vuol dire che qualcuno lo vende, okay? Non è che scende così e poi sale perché qualcuno lo compra e scende così. Quindi ci sarà molto da attenzionare quest'area di resistenza, che poi, in caso di tenuta,
nel momento in cui ci sarà appunto la rottura del 20 giorni, allora andremo sicuramente a rivedere area 17.000, quindi l'area che abbiamo visto sostanzialmente nella data del, capisco perché non funziona, ok, nella data del 18 di giugno, e quello che, come ben ricordate, per me rimane il livello più interessante che dovrebbe raggiungere Bitcoin, ossia il livello 12.055, 10.531, con l'estensione poi più importante 6.788. Questi sono i tre livelli di supporto che andrei ad attenzionare. Chiaramente c'è anche da dire che abbiamo il massimo previsto per il 10 di settembre, però abbiamo comunque vada anche la possibilità di vederlo oltre, perché no? Se mi baso sul tempo, abbiamo comunque ancora un mese intero a disposizione di rialzo da un punto di vista ciclico, con tra l'altro in questo momento una spinta interessante, perché abbiamo una spinta di grado 3. Di grado 3 che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo 20 settimane che è una fase di rialzo, un 80 giorni che è una fase di rialzo e un 40 giorni che sono in una fase di rialzo. Ve li vado a evidenziare, quindi abbiamo il 40, le 20 settimane, gli 80 giorni e il 40 giorni. Non sto a mettere i cicli più piccoli perché ha poco senso su un giornaliero mettere anche un 20 giorni, un 10 giorni, non, a mio avviso è abbastanza inutile andare a selezionare quei cicli lì. Quindi, qualora il prezzo dovesse, entro a un 7-8 giorni da un massimo ciclico importante, rompere anche 31.783, perché no a vederlo a 37.170? Il dubbio che io ho è che gli indici americani, gli indici europei stanno iperperformando, a mio avviso in modo totalmente privo di logica, ma Bitcoin fatica a salire. Essendo un anticipatore, a mio avviso ormai da diverso tempo, di quello che succederà sui mercati regolamentati, vedere un Bitcoin che comunque fatica, perché è vero che da giugno è salito, perché è innegabile che da giugno Bitcoin sia salito ed è si è apprezzato per una percentuale pari al 45% del prezzo che aveva, però dai massimi, quindi parliamo dei massimi quelli chiaramente del 7 di novembre, ok? Da quella data, quindi quando eravamo quasi a 70.000, ha recuperato una scemenza, perché aveva perso il 73 per il 74% e siamo a 62, quindi ha recuperato veramente una stupidaggine. Sostanzialmente Bitcoin non sta andando nel modo più assoluto. Tra l'altro, lavorando proprio di analisi tecnica pura pura, si sta anche venendo a formare quella che potremmo tranquillamente definire una flag importante. Salissimo di time frame, non lo faccio perché con tutti questi studi diventa un po' un casino, ok? Però è evidente che si sta formando anche una flag, qui una flag, quindi abbiamo la gamba della flag e qui la bandierina stessa. Provo a vedere se facendo così andare su weekly riusciamo a vederla. Qua è molto più chiaro, qui abbiamo la gamba, ok? Quindi la gamba della bandiera, e qui abbiamo la bandierina stessa. Quindi questo, a mio avviso, rimane un segnale ribassista molto valido. Appunto, potremmo rivedere quest'area intorno a quei 28-30 mila euro, e poi la discesa finale che, come dico sempre, vede come target quest'area qui, quindi il target 7-6 mila euro. E se mi baso semplicemente su un'analisi tecnica e su un'analisi ciclica, che è evidente essere molto preciso, che comunque parliamo ovviamente, come dicevo prima, di un 2023. Direi che per oggi ci possiamo salutare, quindi mi raccomando, tanta attenzione ai livelli 27.845, 30.160, che è il livello principale perché è il POC, e in caso di rottura della media mobile a 77 periodi, che vi invito a segnarvi. Invece ancora più attenzione in caso di non superamento della media, ok? Avvicinamento del prezzo 27.845 più o meno nella data del 21 di agosto, perché se intorno a questa data si dovesse verificare la rottura della trendline da 20 giorni, questa di sotto, questa della flag la vado a levare, allora si aprirebbe uno scenario molto importante, perché andando a misurare l'ultimo swing a mio avviso è questo, ok? Andandolo a proiettare, ovviamente dovrei poi sapere, lo potremmo andare ad aggiornare nel momento in cui andrà a crearsi la fine dello swing. Ecco che ci viene proiettato un prezzo, vabbè, sotto zero chiaramente impossibile, però un prezzo che va, a mio avviso, a confermare quello che potrebbero essere i prossimi livelli, area 12.000-10.000. A me viene da dire che è abbastanza improbabile che ci sia un rialzo da parte del Bitcoin molto potente, perché da un punto di vista macroeconomico non ce n'è motivo, okay? Comunque gli investitori stanno andando su strumenti più sicuri ed è evidente che sono l'azionario, e non sicuramente su strumenti altamente pericolosi, volatili, come Bitcoin, che, ahimè, continuo a dirlo, non è nel modo più assoluto un bene e rifugio, ma è solamente un bene speculativo e anche di una pericolosità enorme, perché garanzie non ne dà. Non c'è nulla che abbia perso il 70% in questi
in questi periodi, solo il Bitcoin ha perso una cifra del genere molto alta. Quindi mi raccomando, fate sempre tanta attenzione e non credete tutti i fuffa deficienti, a tutti i ragazzini che hanno decine di migliaia di follower che vi dicono che Bitcoin salirà. È gente che non capisce un cazzo. Questo mi preme dirlo. Mi raccomando, molta, molta attenzione. Guardate oltre al sogno criptovalute e guardate quello che sta accadendo nel mondo. Con questo vi saluto, vi faccio gli auguri per un buon Ferragosto e ci aggiorniamo poi alla prossima analisi. Ciao ciao!